Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a fare un confronto tra il pool di due prodotti di Crepuscolo Mascherato che sono il set allenatore fuori classe, che è il terzo che andiamo ad aprire di questa espansione, e 9 pacchetti singoli che finalmente sono riuscito a trovare in negozio. Eccoli qua dunque i nostri sfidanti di oggi. Apriremo prima i pacchetti singoli, perché pacchetti singoli viene prima in ordine alfabetico di set allenatore fuori classe. Quindi iniziamo a scartonare. Intanto vi ricordo come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi anche su Instagram e lasciatemi anche un commento, che li leggo sempre molto volentieri. Fatemi sapere se voi qualche pacchetto singolo ve lo siete già aperto di questa espansione. Questo non vuole uscire, eccolo qua. Allora, il nostro pacchettino, ne mancano 2. Voilà. Così non facciamo neanche confusione e vediamo che punteggio raggiungono i pacchetti singoli. Sono 9? Sì, perfetto. Quindi direi che possiamo iniziare subito. Allora, l'ETP lo metto un attimo da parte e andiamo. Sono abbastanza speranzoso da questi pacchetti singoli, che di solito vanno sempre bene. Non vorrei che queste fosse una delle uniche volte in cui rende male. Diplin, CU, Fortunelmo, abbiamo un Venipede Reverse, Clefable e abbiamo, vabbè, un curatore full art, quindi qualcosina portiamo già a casa. Come detto, non becchiamo forse la migliore delle full art, però full art trainer è un pochino peccato, però, perché c'è questo bordo che è un po' più cicciotto dell'altro. Però comunque il primo step, i pacchetti singoli, l'hanno fatto. Tanto appunto, visto l'andamento, fatemi sapere secondo voi chi vince questa sfida, perché questa è la parte interessante. I pacchetti singoli dovrebbero essere totalmente randomici. Nel set allenatore fuori classe io spero ci si potrebbe aspettare qualcosa, quindi diciamo c'è una sorta di peso che si propenderebbe a dire che vince l'ETB. Invece andremo a vedere se i pacchetti singoli si sanno difendere bene, quindi se c'è più possibilità di prendere qualcosa da 9 pacchetti totalmente random o da un set allenatore fuori classe, che dall'esperienza che ho maturato nel tempo può essere buono o meno buono. Quindi speriamo, diciamo, quella va la fortuna sul prodotto, quindi di pescare un prodotto con 9 pacchetti buoni rispetto a che prendere 9 volte un pacchetto buono. Quindi la differenza di probabilità c'è. Abbiamo Maitiena, Enamorus, e qui avevo visto giusto, abbiamo un Ogrepon maschera turchese. Quindi il nostro secondo pull dai pacchetti singoli. Sicuramente anche qualche reversina la portiamo a casa. Diciamo, dopo potremmo entrare in 50.000 discorsi di calcolo delle probabilità, però semplifichiamo il tutto dicendo che appunto l'ETB è, diciamo, un pezzo completo, quindi o si becca quello buono o quello non buono, mentre i pacchetti vanno beccati tutti buoni, quindi teoricamente mi aspetterei un risultato migliore dall'ETB. Swirlix Reverse e Arcanine per chiudere questo ennesimo pacchetto, che è quello di metà, mi sa. Ne abbiamo già aperti un paio e non sto lì a contarli. Allora, qui abbiamo un'energia acciaio e partiamo subito di Aipom, Darumaka, Corpish, Grookey, Slurpuff, Milotic, abbiamo Lita, Aipom Reverse, Slurpuff e Zapdos. Ormai con le holo ci siamo, o almeno se non ho fatto male i conti ci siamo. Con le reverse stiamo andando abbastanza avanti e mancano come al solito le trainer gallery, cioè le illustration. Ormai ogni tanto sono rimasto bloccato alle trainer gallery. Grookey, Helioptile, CU,
Fortunelmo, Maitiena, Pinsir, abbiamo Gurdur e Fenzadipiti. Quindi speriamo di non esserci fermati qua. Abbiamo gli ultimi tre, ne abbiamo già aperti 6. Per ora la quota è una EX e una Full Art. Ci manca solo la Illustration e poi siamo a posto. Anzi, la Special, per chiamarla un pochino. Palafin, CU, Sunflora, Leiron e Enamorus. Come di chiamarla questa Illustration, sperando di beccare qualcosa di bello e di assente in collezione. Sì, l'energia la tiriamo fuori così, così non faccio confusione. Abbiamo Timbur, Spinarak, Growlithe, Poliwag, Glimmora, Ariados, flauto di accompagnamento, Asso Tattico, abbiamo anche questa. Abbiamo Asso Tattico, l'energia Lascito, se non sbaglio. Poi dietro abbiamo un Florges Reverse e abbiamo un Acque Crespe. Quindi questo è il nostro terzo pool, l'Asso Tattico, dopo una Full Art Trainer e un EX. Intanto siamo arrivati all'ultimo di questi pacchetti singoli. E vediamo se riusciamo a chiudere il quadretto con una bella Illustration. Curatore, Glimmet, Poliwag, Helioptile, Maitiena, Revavroom, Florges, Applin, Aron e andiamo di Alakazam per chiudere quest'ultimo pacchetto. Quindi le Illustration rimangono sempre le carte un pochino più ostiche da trovare per quanto riguarda queste nuove espansioni, almeno per quanto mi riguarda. Quindi chiudiamo a 3 il pool di 9 pacchetti, che comunque per essere 9 pacchetti random, diciamo, funziona. Abbiamo questa Asso Tattico, Energia Lascito, Loggerpon EX e il Curatore Full Art. Quindi questo è il piazzamento dei pacchetti singoli. Molto bene. Adesso tocca al display, quindi bisturatina. Adesso ce l'ho qua a portata il bisturi. E andiamo a procurarci subito i pacchetti, perché ormai il contenuto è scritto su pietra. Quindi direi che facciamo così, senza far cascare tutto, e raccimoliamo i nostri 9 pacchetti. 9 pacchetti in cui riponiamo molta speranza. 3 è il risultato da battere. Vedremo se lo battiamo in quantità, ma soprattutto in qualità, perché quelle sono le cose importanti. Perché anche fare solo 2 pull, però tirar fuori 2 Special Illustration, vuol dire aver già fatto meglio. Mentre al contrario, fare anche 5 pull, però solo EX basiche, ecco, vuol dire che non ce la siamo cavata benissimo. Tricky, Swanna, Bellibolt, Snorlax, abbiamo Grookey Reverse. Qua andiamo di qualcosa di abbastanza interessante, perché abbiamo un Infernape. Quindi eccola qua la nostra Illustration che cercavamo. Infernape, e dietro abbiamo un Sinistra. Infernape molto di primo piano, quindi carina come carta. Non tra le mie favorite del set per quanto riguarda le Illustration, però sempre bella e sempre Illustration rimane. Allora, secondo pacchetto dell'ITB, che inizia con il piede giusto. Speriamo che non zoppichi. Helioptile, Corpish, Grookey, Luciano, Darmanitan, Rubra, Helioptile, Enamorus Reverse e Foglia Ferrea. Enamorus Reverse o l'ho già visto o mi dice che manca. Però è una carta che, quando l'ho vista, qualcosa ha detto, quindi
Non so se nel mio cervello è passato perché c'è già o perché manca. Aaron, Senshryu, Chansey, Aggron, Cuoco, Clefable. Abbiamo un Diplin Reverse. Io non vedo l'ora che esca il set con Hydreppol, sperando che gli abbiano fatto una special veramente di alto livello. Poi abbiamo Monferno e un Infernape. Quindi per ora siamo sempre fermi. Tanto questo è il pacchetto numero 3, forse. Se non è il 3, è il 4. Guardate questa carta quanto è centrata. E purtroppo è la carta finale. Quindi in questo caso converrebbe avere una illustration e non la full art finale, perché vuol dire che il retro sarebbe parecchio scentrato. Ventilatore portatile, Rillaboom, Palossand e Okidogi. Quindi in questo caso ce la siamo scampata, perché avere una carta con questo back così non bello non è il massimo, se era una carta di quelle, diciamo, polpose. Ogni tanto capita di trovare delle carte veramente belle e poi ci sono questi piccoli fastidi che il dietro magari è rovinato. Energia elettro, Chimchar, Pinsir, Fione, Gurdur, Scolipid, set da piglia mosche, Ambipom. Andiamo di questo è il super ciclone, qualcosa del genere, però anche l'ITB risponde all'asso tattico dei pacchetti singoli con un'altra asso tattico, quindi queste vanno in pareggio. E dietro abbiamo un Goldin e un Okidogi. Oramai le holo mi sa che siamo veramente a posto. Allora, secondo pool dell'ITB, 4 pacchetti che mancano all'appello. E poi c'è da stabilire, allora, tra le due asso tattico, diciamo asso tattico contro asso tattico, è un pareggio. Però da vedere come piazziamo la illustration. La illustration contro la full art. Fatemi sapere nei commenti a chi dareste più punti. Heracross, Fione e Ogerpon, maschera focolare full art. Quindi contrastiamo il curatore. Bene, 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 bene. Questa non so se c'era. Non so se c'era. Forse sì. Boh. Quando faremo la sistemazione, controlleremo. Intanto mancano 3 pacchetti. E anche l'ETB si è portato. Anche questa, mozzicata di brutto. Anche l'ETB si è portato a quota 3 pool. Chansey, Tangela, Clefairy, Probopass, Heracross, Lofbon, Chansey Reverse. Andiamo di... No! Veramente! Veramente no! Andiamo di Gold, però questa... Oramai ci abbiamo fatto l'abbonamento a questa specie di skateboard. È già il terzo che esce. Quindi, con le Gold va bene perché Gold. Non va bene perché doppia. Però va bene perché pull. Quindi l'ITB si porta nettamente in vantaggio con questa Gold. Madonna, cioè veramente qua siamo colpiti dalla sfiga, Ogni tanto con alcuni set lo strumento Gold arriva, arriva e arriva ancora. Tra l'altro è mozzicato questo, Ah no, 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 che culo. Cioè questo, tipo, stavo dicendo, visto che anche questa carta qua è mozzicata, cioè molto sulla parte... diciamo di centratura, ho detto no, invece la Gold è quella prima, quindi ce la caviamo bene. Poliwag, Diplin, Rillaboom, abbiamo Soccorso di Suiren, Lifion, Palafin e Infernape. Comunque l'ITB ha dato e adesso è il momento di vedere se tira giù il colpo di grazia con quest'ultimo pacchetto. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo.
Energia Acqua, Shinx, Polchageist, Varum, Vatrel, Glimmora, Ariados, Flauto di Accompagnamento, abbiamo Mightyena Reverse, niente Illustration perché c'è uno Swirlix, e chiudiamo DX che va a compararsi con Loggerpon. Quindi questo è il risultato finale, questo è il quinto pool dell'UTB che va ad aggiungersi alla Gold, alla Full Art, all'Asso Tattico e alla Illustration, contro la Full Art dei pacchetti singoli, la EX e l'Asso Tattico. Quindi l'ITB questa volta si porta a casa la sfida. Allora, eccoci arrivati alla fine di questa sfida e la vittoria se la porta a casa il set allenatore fuori classe. Fatemi sapere nei commenti se questo risultato ve lo aspettavate. Io intanto vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato anche oggi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.